Buongiorno amici di Chicchirichì, buongiorno Nunzio, bellissima giornata. Senti Nunzio, io voglio salutare una signorina di Altamura, però se la saluto all'inizio può darsi che lei non ha ancora acceso la televisione e non ci sente, la salutiamo alla fine, eh? Mi pare che si chiama la signorina Lella. Però la salutiamo dopo, non la salutiamo adesso perché può darsi che sta ancora mangiando, cioè oggi mi sa che oggi secondo me sta mangiando brodo. Brodo è per secondo una bella coscetta di pollo. Un mignolicchio, quello che c'è di Maurizio, che cresce Maurizio. Allora, scusami Nunzio, oggi ho capito una cosa, finalmente quel detto storico, finalmente l'ho capito. Quel detto che dicevi che dai diamanti non nasce nulla. Però dalla monnezza, specialmente la monnezza di Altamura, no, c'è Fitz, nascono i fiori. Guarda che bei fiori, Nunzio. Tu sei una persona insensibile, pensi soltanto a inquadrare le donne e non inquadri la natura, non inquadri i fiori. Cioè, questo mistero della fede, annunciamo la tua morte, cioè che tu metti un seme, metti un pic de congim, che sarebbe la cacca, e crescono rigogliosi fiori. Guarda quanto è bello, proprio poi siamo sotto Natale, questo rosso porpora. Ma tu che capisci? Tu c'hai sempre la testa, diciamo, al grande fratello VIP. Ma Timma, se andavi al grande fratello. Secondo me, la sorella di Belen, nell'armadio, cotta è subito, il primo giorno. Appena, già, no, si iniziava già che stavo tutte e due nell'armadio dell'IKEA. Perché tu sei, diciamo, ti piacciono le cose di legno naturale. Comunque, scherzi a parte, oggi è una puntata molto importante, perché voi sapete benissimo che le mie trasmissioni vertono specialmente a tutela delle persone più deboli, che possono essere i bambini. Quindi oggi parliamo della tutela e della sicurezza e della salute dei bambini, che sono il nostro futuro. I bambini sono indifesi, non riescono a difendersi da soli. Quindi dovrebbero, almeno in teoria, dobbiamo essere noi grandi che dobbiamo tutelare, no, la loro sicurezza e la loro salute. E ce la stiamo mettendo tutta. Di cosa sto parlando? Allora, mi è arrivata una lettera, un'email qualche giorno fa, riguardo le mense degli asili, cioè le mense, cioè i bambini che stanno all'asilo. All'una e mezza, all'una, arriva questa azienda che ha vinto la gara e porta il cibo, primo, secondo, condorno, frutta, amaro, lucan, caffè e ammazza caffè per i bambini. So che mangiano bevono pure l'ammazza caffè, il grappino. Come ogni anno, bevono l'acqua, scherzi a parte. Allora, bevevano fino all'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo bene, aiutami, l'acqua nelle bottigliette di plastica, l'acqua minerale, diciamo, acqua minerale naturale che sgorga dalle sorgenti di Vatlapesk. Poi hanno cambiato teoria, nel senso, no, per l'ecologia, per il consumo della plastica, è meglio far abituare i bambini alla cosa naturale, facciamo bere l'acqua naturale in caraffa. Quindi si va, diciamo, in cucina delle scuole, si apre il rubinetto, si riempie la caraffa e si fa bere al bambino l'acqua naturale. Domanda: ogni anno, gli anni passati, si procedeva alla sanificazione e alla pulizia delle cisterne, cioè le cisterne che contengono l'acqua potabile, ogni anno per contratto, perché un genitore mi ha detto anche per contratto, era stabilito che bisogna sanificare le cisterne, perché c'è, cioè, un principio di precauzionalità, si possono verificare, non so, dei sedimenti, della fanghiglia, e perché no, noi ci teniamo alla sicurezza dei bambini e anche le istituzioni ci tenevano, passato remoto, e ogni anno pulivano le cisterne. Quest'anno questa mamma che mi ha chiamato, che adesso dobbiamo sentire perché noi parliamo sempre con le carte, non ci inventiamo niente, mi ha detto che quest'anno è diciamo certo al 100%, non hanno provveduto alla pulizia delle cisterne. Allora, mo parte il meccanismo dello scaricabarile. Chi doveva essere? Le ASL. Chi doveva essere? La scuola.
chi doveva essere, la provincia, il comune, non si sa, iniziano, allora a questo punto a noi non ce ne frega niente, l'importante è che il lavoro venga eseguito e i bambini sono sicuri che quando bevono l'acqua del rubinetto non hanno nessun problema, il dolore di pancia, la colite, la diarrea, nulla, cioè, il bambino deve essere sicuro, perché tra l'altro paga anche la retta per mangiare, non ce lo dimentichiamo che non è frangus, non è gratis, i genitori pagano per avere questo servizio e quindi se pagano con soldi buoni devono ricevere un servizio buono, non a fregatura, a fregacampagna. Quindi a questo punto, proprio per ascoltare la voce di questa mamma, noi facciamo una telefonatina e vediamo per saperne di più e per informare e magari facciamo una seconda puntata, ci informiamo con l'ufficio, che dovrebbe essere l'ufficio ambiente del comune di Altamura, chiediamo al dirigente, chiediamo al responsabile, diciamo, dobbiamo sentire tutte e due le campane, ecco, giusto per capire, vediamo cosa ci dirà, ma questo nella puntata successiva. Adesso chiamiamo la signora. Stiamo chiamando la signora Angela. Non è che l'assessore Cicci Marge. Pronto? È la signora Angela? Sì. Buongiorno, mi scusi, sì, se la disturbo. Sono Emanuele Giordano della trasmissione Chicchiricchi. Buongiorno. Sì, buongiorno Emanuele, buongiorno. Senta, una cortesia, diciamo, giusto, sì. non le rubo tantissimo, giusto un paio d'ore. No, sto scherzando, no, 5 minuti. Ci vuole un attimino illustrare la questione delle cisterne delle scuole che quest'anno pare che non siano state sanificate, non siano state pulite? Certo, prima di tutto la ringrazio per l'interessamento di questa cosa. Niente, io sono andata a scuola come in qualità di rappresentante, sono andata a scuola e ho chiesto se praticamente l'acqua che bevevano i bambini, perché la danno nelle brocche, la riempiono dalla cucina e la danno nelle brocche, se l'acqua se le cisterne erano state pulite. E a scuola hanno detto che questo non è stato fatto niente. Però l'acqua, prima di tutto, è rimasta un sacco di tempo nelle cisterne d'estate e la stanno dando tranquillamente ai bambini per il pranzo. Noi come genitori la compriamo, voglio dire, finché la devono bere e va bene, noi la compriamo a spese nostre, questa è un'altra spesa che ormai i genitori sostengono le scuole. Ma la frutta e la verdura non sappiamo con quell'acqua viene lavata? Cioè, noi volevamo un po' di spiegazione su questa questione. Giustamente, per il principio di precauzionalità, cioè voi giustamente volete prendere precauzioni nel caso di eventuali... Certo, noi la stiamo comprando l'acqua perché voglio dire, i bambini bevono abbastanza, noi genitori ogni volta un giorno un fardello uno, un giorno un fardello un'altra persona, voglio dire, ci organizziamo. Però non è per niente giusto, anche perché loro continuano continuano a portare le brocche con l'acqua che prendono di là, cioè non sono sicuri se l'acqua è stata pulita, buona o meno. Certo, questo. Quindi è sicuro che quest'anno la pulizia non è stata fatta. Non è stata fatta. Perché ho chiesto in segreteria e mi hanno detto che non è stata fatta. Quindi di solito loro avevano noi mamme potevamo visionare che era stata fatta la pulizia dell'acqua e che l'acqua era buona per bere. Gli altri anni è successo questo. Quest'anno la mensa è partita senza preavviso. Il menù di solito si riuniva un'assemblea per il menù. Dici che ogni anno si riuniva alla commissione mensa. Sì, la commissione mensa, io facevo parte anche della commissione mensa. Quindi decidevate quest'anno anche voi sul menù, giustamente, pagate ed è giusto. Certo, ogni istituto di Altamura ha un proprio rappresentante con la dirigente che va a questa che fa parte di questa commissione mensa. E insieme diciamo che dicono il menù che si fa e insieme si decide se va bene o meno. Alcune cose per i bambini non vanno affatto bene, vengono buttate, viene buttato. La mia maestra mi dice che ci sono alcune cose, alcuni bambini che il secondo non lo mangiano per niente, ma voglio dire non si accorgono neanche di queste cose basilari, cioè sono cose quindi basilari. Quest'anno vi hanno fatto da parte, non vi hanno proprio invitato, hanno deciso loro il menù.
Almeno io voglio dire, penso che non, io so che non è stata convocata nessuna. No, ma lo so anch'io questa cosa, la so anch'io. Ah, e allora è sicuro che non è stata, non c'è stata, non c'è stata. Hanno deciso loro il menù. E basta, è stato deciso il menù. Quindi praticamente se non c'è una scelta del secondo, che il bambino non lo so, non vuole il formaggio, resta digiuno. Il formaggio è proprio quello il punto, perché continuano a dare questo primo sale ai bambini dell'asilo e i bambini non lo mangiano per niente. Le maestre hanno detto che ogni volta avete buttato tutto. Il primo sale a parte che è uno spreco, io penso che è uno spreco questo. Certo, ci sono tanti bambini che muoiono di fame, magari qui vanno. Che muoiono di fame, voglio dire, noi andiamo a buttare un sacco di. Si possono sostituire con qualcos'altro. E quindi questo è tutto, cioè ci sono tante, ce ne sono tanti di problemi, però voglio dire questi sono i più importanti. Va bene. Anche l'acqua, i bambini si lavano le mani con quell'acqua, voglio dire, capita e poi pure che la qualche porta. Bambino va al bagno e va a bere dallo zampillo del sì, sì, certo, certo, succede, perché le maestre sono attente, però non è che possono star dietro a ogni bambino, infatti. Va bene, signora Giulia. Tutto, la ringrazio. Signora Angela, una cosa che io vi dico, adesso noi faremo una seconda puntata, perché ho sentito la campana, diciamo, dei genitori, voglio sentire un attimino la campana degli amministratori comunali, vediamo se non fanno anche loro, se non fanno anche loro di solito lo scaricabarile, noi non c'entriamo, bisogna le USL, poi le USL magari ci mandano all'altro ufficio, come di solito si fa, che scatta il meccanismo dello scaricabarile, perché nessuno vuole assumersi le responsabilità. Però le quello responsabilità. Che io vi consiglio a voi mamme di tenere sempre gli occhi aperti e la guardia attenta, cioè, cioè metteteci la faccia come ha fatto lei, che io ti ringrazio, e non vi assuefa, cioè non c'è il discorso della assuefazione, non vi scoraggiate, cioè, no, andate avanti perché i bambini sono al primo posto e devono essere tutelati. Ogni mamma ci tiene ai propri bambini, dovete fare di tutto per risolvere questi problemi. Certo, oggi è l'acqua, domani è il formaggio, il prossimo, cioè tenete sempre la guardia alta, ok? Sì, grazie. Ti ringrazio e poi magari seguici sempre, perché poi vedremo che cosa ci dicono. Certo, noi vi seguiamo sempre. Vedremo che cosa ci dicono gli amministratori. Gli amministratori, okay. Grazie, buona giornata. Ok, allora abbiamo sentito la voce, la testimonianza di un rappresentante di classe, quindi di una scuola per l'infanzia. La situazione è questa. Ripeto, io ho sentito questa campana, voglio sentire l'altra campana perché pare, almeno, come si dice, col beneficio del dubbio, che quest'estate, però no, me lo devono dire gli amministratori, mi sa che hanno fatto dei lavori, nel senso che invece che l'acqua deve andare dalla cisterna, hanno creato delle tubature che va direttamente dall'acquedotto, direttamente nel rubinetto delle cucine, e quindi bypassa la cisterna, quindi a quel punto non c'è più bisogno di sanificare la cisterna, perché l'acqua viene direttamente dall'acquedotto nel rubinetto. Hanno fatto un tubo, non so, un bypass. Domanda: e se un bambino, come almeno quando ero piccolino io, quando andavo nel bagno facevo carico e scarico, cioè scaricavo la pipì e poi mi affacciavo al rubinetto, diciamo, che sta in doccia, e bevevo, diciamo, hanno fatto anche il collegamento nel bagno, perché può capitare che qualche bambino può bere nel bagno, e quindi non lo so, Wishemblon e Maccheron annunzio, è tardissimo, infatti stanno chiamando dalla mensa, vedi? Stanno chiamando dalla mensa. Vabbè, andiamo a mangiare anche noi in mensa. Per oggi è tutto. Ci sentiamo domani. Starve buono.